Allora, signori, il simbolo di questa società oggi è la transenna. Voi siete perennemente transennati. Non doveva esserci tutto questo spazio tra me e voi, però l'hanno fatto per pubblica sicurezza, cioè per proteggere voi da me, perché lo sapete che io sarei lì in mezzo. Allora, signori, queste cos'è? Cosa sono queste cose? Perché avete messo queste robe qua? Chi è stato? Dov'è? Dove siete? Dove mi trovo? Io esco da un furgone, cambio piazza 3 volte al giorno. Sono stato qua, quanto fa? 1 anno e mezzo fa. Piove, 2 gocce. Chiudi, vigliacco, chiudi. Piove, governo tecnico. Signori, sta succedendo veramente. Mi si sente bene o ne fate uno col filo? Magari è meglio col filo, cosa dite? Sentite bene? Allora, sta succedendo qualche cosa, è veramente uno tsunami questo. Abbiamo cominciato in sordina, stiamo aumentando, questo non è un movimento politico. Questo dovete giudicarlo sotto un profilo di epidemia, epidemiologico. Siamo un virus, siamo delle utopie concrete, qua non ci sono forze politiche. Qua ci sono persone normali. La persona normale oggi spaventa per la sua normalità, dove in una nazione dove non c'è più lo Stato, non c'è più. Cosa c'è? C'è qualche mormorio, vi sento. Ci sono quelli di Pomezia che mi seguono. Dove siete? Ah, siete lì dietro. Allora ognuno mi dà dei biglietti, ognuno pensa che io possa risolvere i problemi suoi personali o della sua categoria. Signori, io non posso risolvere niente, ve lo dico già, e non dovete credere a nessuno che risolva i problemi. Oggi si decreta la morte del leader. Io non sono un leader, sono un garante. Io garantisco che queste persone siano incensurate, e trovarle a Latina è stata dura. È una battuta, infatti sono tutti di Pomezia. Allora io garantisco che non siano iscritti a partiti, che siano incensurati. Poi molti di loro li conosco adesso, li ho conosciuti 1 anno fa, molti di loro non li riconosco neanche. Io e questo signore giriamo, io, lui e Pietro, questi due viaggiano con me, lui ci sta mettendo in streaming, vuol dire che gli italiani nel mondo. Abbiamo uno streaming mondiale fantastico che si chiama The Sync, la cosa. La cosa ci sta mettendo nel mondo in streaming. Sta triplicando questa piazza. In quanti siamo adesso? 4.000 in più a questa piazza. Vuol dire che anche i nostri connazionali all'estero ci stanno dicendo delle cose meravigliose. Perché vi do questa notizia. Finalmente abbiamo chiuso all'estero le liste. Finalmente anche i nostri italiani all'estero potranno votare. E potranno votare solo, credo che l'abbiamo fatto solo noi, per tutto il mondo. Potranno votare PDL. PD, mi viene da ridere, PDL meno L, PD meno D, cioè questi qua, o noi. Signori, nonostante tutti i disagi che hanno avuto all'estero, con i nostri consoli che non si facevano trovare, i nostri consolati che erano chiusi, i nostri consolati che non avevano il documento o il server, siamo riusciti in un'impresa straordinaria, e ci stanno scrivendo, ci stanno mandando via Twitter delle frasi bellissime. Centinaia di nostri connazionali andati là a lavorare ci mandano dei messaggi con scritto: se mandate a casa questa gente qua, torniamo tutti in Italia. Ed è questo il messaggio. E tornerete, lo sento sulla pelle, lo sentiamo. E allora, qui sta cambiando, sta già cambiando, si stanno sgretolando, fanno dei movimenti 169 simboli, movimenti finti. Movimenti prendono delle persone di prestigio, prendono le persone note, prendono campioni dello sport oppure dell'antimafia per fare delle liste e poi ripararsi dietro quelle foglie di fico. Finte! Sono finte, porca puttana! Cercate di capire!
Allora, noi siamo un movimento nato quattro anni fa, ci lavoriamo sul territorio con i meetup da 7 anni. Lavoriamo sul territorio vuol dire lavorare per l'acqua pubblica, la scuola pubblica, il traffico, il cemento zero, la raccolta differenziata piuttosto che gli inceneritori e le energie rinnovabili. Sappiamo quello che diciamo, noi siamo delle idee che camminano. Idee, questa gente non ha idee. Avete visto che in televisione non si nomina più? C'è un rimbombo, io però lo sento. Allora, le spie, abbassa un po' le spie. O chiudi quello. C'è un rimbombo. Chi è il tecnico? Dov'è? Abbiamo un tecnico? Non lo so. C'è un tecnico. Dove sei? Ti prego, c'è un rimbombo, me lo puoi tirare giù. Allora, togli un po' di bassi e alza gli alti. Togli i nani. Tanto in questo paese i nani dobbiamo tagliarli fuori tutti. Allora... Ecco, ci sei, hai sentito finalmente, c'è rimbomba, vedi come rimbomba, togli i bassi, ecco, ci sei! E allora, qui dentro sono persone normali, abbiamo faticato, siamo stati gli unici che con la pioggia, vento, neve, abbiamo raccolto le firme, le abbiamo prese e depositate tutte, noi abbiamo votato online, vengono tutte le televisioni del mondo, tutte le televisioni del mondo a vedere come abbiamo fatto dal nulla in 3 anni così ad andare al voto, fare le votazioni su internet. Nessun posto al mondo ha fatto questo e per la prima volta voi avete qua davanti delle persone, parte di questa città, parte della vostra regione, però li conoscete tutti. Eccoli qua, un mese prima delle elezioni, li potete conoscere, li potete criticare, abbracciare, votare o non votare, ma ve li facciamo conoscere un mese prima di andare alle elezioni. Qual è il partito che lo fa? Non si sono ancora messi d'accordo sulle liste. Uno scappa, Cosentino è scappato con i nomi, me ne vado. Questi sono i loro politici, va bene? Noi ve li facciamo conoscere. E qui dietro, non avete personaggi noti, non avete giudici dell'antimafia o parenti di politici o grandi imprenditori o campioni degli Olimpiadi. Qui avete cittadini normali, incensurati, che sono laureati, hanno un titolo di studio, la maggior parte. Avete persone che sono sconosciute. Noi abbiamo fatto le votazioni online ed è successa una cosa meravigliosa. Io da casa mia ho votato facendo 3 clic sul computer. E gli anziani quando mi dicono, ma noi come facciamo? Noi. Voi andate su internet e i pensionati come fanno? Fanno come ho fatto io. Io non sono un bambino, ho 65 anni. Ho imparato. È più semplice andare su internet che andare alla posta con un biglietto. Li vedi i pensionati che girano le poste con questi biglietti che guardano. Uno mi ha detto l'ufficio dove si dichiara che uno è morto ma è vivo. Dov'è? Perché ci sono. E io ho aperto la mia lista dei candidati della mia circoscrizione, la Liguria, 25. E ho votato. Da casa mia ho guardato il curriculum. Ho guardato chi erano e poi ho votato una professoressa, madre di 3 figli. Ho votato un disoccupato di 22 anni precario e ho votato un ingegnere. E per la prima volta qua abbiamo delle persone sconosciute votate con un metodo democratico senza spendere una lira. E vi do questa notizia perché è meravigliosa. Quasi il 60% delle persone che entreranno in Parlamento sono donne. Donne, ma non sono donne con le labbra di silicone e i culi di polistirolo, sono donne che lavorano, sono donne che hanno figli, che tirano su una famiglia lavorando, 3 figli, sono quelle donne che voglio vedere in Parlamento a parlare di economia, perché sanno quello che dicono. Questo è il movimento. Poi io non sono venuto qua per chiedere i voti, fate come volete. Guardate che adesso fanno dei balzelli in televisione perché non va in televisione, stanno morendo in televisione, li vedi con i loro sondaggini finti perché sono finti, non ci crede quasi più nessuno, sbalonzolano. Io ho visto persino Santoro andare in una trasmissione di Berlusconi che ha fatto, e questo ci vuole un po' di tempo per capirla, ma aspetta, è sempre quello di Pomezia. Allora,
Allora, avete notato che non parlano più di antipolitica? L'antipolitica è scomparsa? Perché è scomparsa? Perché la stanno facendo loro! La nostra antipolitica, Parlamento pulito, vi ricordate il Videi, 350.000 firme, 2 legislature, 4 anni fa, l'abbiamo detto, voto di preferenza alle elezioni, l'abbiamo fatto 4 anni fa, ne parlano loro adesso come fossero loro idee. Benissimo, che copino queste idee, siamo orgogliosi che copino queste idee, ma lo dicono in televisione, noi le facciamo, loro lo dicono in televisione, la diversità è questa. E qui ci vuole un applauso. Allora, al vedere il PDL che dice, sentire il PDL che dice non vogliamo condannati nelle nostre liste, mi viene da ridere, e rimangono senza candidati. Che ci va? Ma allora, ma signori, ma allora che cos'è questa roba qua? In una nazione così meravigliosa, dove c'è cambio, la sto girando, è meravigliosa. Potremmo vivere di cultura, potremmo vivere di cibo, di sole, di mare, di clima, di turismo, potremmo vivere di... E noi dobbiamo essere nella scaletta gli ultimi per questa gente qua. E quando ci dicono, voi siete solo buoni a protestare, eh? Noi siamo idee che camminano, siamo solo idee, nasciamo da idee, non siamo né di destra né di sinistra, non siamo un movimento ideologico, siamo un movimento di idee, è un'idea, non è né di destra né di sinistra, è un'idea, o è buona o è cattiva, ecco perché ci stanno seguendo. Li costringeremo a seguire, non c'è più lo Stato, e mentre non c'è lo Stato, questo padre Merrill è quello dell'esorcista che è Monti, padre Merrill sta esorcizzando le vittime invece che i carnefici, fa un movimento, anche lui, va in televisione a dire abbiamo delle attinenze con il Movimento 5 Stelle, cos'è una minaccia, mi vuoi portare sfiga, stai attento, dicono queste cose, questo è un movimento che si è sviluppato dal basso, non ha preso un banchiere o uno mandato dalla JP Morgan, dalle banche tedesche che fonda il movimento per andare avanti e fare un'Italia nuova, salire in politica con Fini e Casini, ma è pazzesco, è una presa per il culo, e adesso questo qui dice le tasse bisognerebbe diminuire, cazzo, ma chi le alzate? Quella, il redditometro, nessuno, il redditometro nessuno sa chi l'ha messo lì. Berlusconi ha detto io no. Beh, Gargamella è fantastico. Io vedo, non vedo altro che grandi manifesti di Gargamella 6x7 in tutte le città, queste facce grigie. Queste facce, questi manifesti che costano l'ira di Dio, costano. E chi le paga? Ah, state attenti, ma c'è ancora un fatto in più. I rimborsi elettorali loro non l'hanno ancora presi, però ci sono già i manifesti attaccati. Allora vuol dire che le loro banche hanno anticipato i soldi in previsione dei rimborsi elettorali. A te non ti anticipano un centesimo, a loro gli anticipano soldi derubati dalla cittadinanza. È pazzesco o no? Il redditometro non lo sa nessuno, che è uno studio di settore sulla tua famiglia. Ma sta diventando, cosa sta diventando questo paese qua? Sta diventando qualcosa di incredibile. Ti vengono a controllare come spendi, che cosa spendi, se il tuo tenore di vita è in base a quello che spendi, hai speso un po' di più, dove l'hai preso? Ma mio nonno mi ha lasciato, dov'è tuo nonno? Ma stiamo scherzando. Ma in momento di crisi, solo averlo detto, la gente non spende più, ha paura. Quindi i consumi sono andati giù, il PIL ha perso mezzo punto. In un momento di depressione fai una legge così. Ma qua ci vuole lo psichiatra, non ci vuole l'economista. E allora, qual è? E allora, signori, l'onere della prova. L'onere della prova a noi.
Io devo dimostrare a loro come spendo i miei soldi? Sono loro che devono dimostrare a noi come spendono i nostri soldi! Qui è populismo. Qui è populismo. E qui è populismo. Dato che c'è il TG3, per cortesia, questo è populismo. Al mio 3 mi potete gridare populista, per favore. Al mio 3 populista, fatelo per il TG3, che ci tiene. Allora, 1, 2, 3, populista! Grazie, poi sistemiamo anche canale 5. Allora, state a sentire, è questo. In un momento che siamo così confusi dalle elezioni a febbraio, hanno accorpato tutto, hanno accorpato elezioni in febbraio mai fatte nella storia della Repubblica. Mai fatte, per metterci in crisi a noi che abbiamo la nostra campagna, non è nelle televisioni, è nelle piazze. Non c'è uno che venga in piazza. Vogliono il confronto, al riparo, hai capito? Che vengono qua a fare il confronti. Non viene nessuno. Vanno con la scorta, cazzo con la scorta. Monti è andato con la Freccia Rossa a cominciare la campagna politica a Bergamo. Ha preso Roma-Milano. La Freccia Rossa, 17 guardie del corpo, a lui che, buongiorno, 17 a 116 euro a biglietto. Io non ho bisogno di scorta, perché la mia scorta siete voi! Qui cosa ci sta? Megalomane. Qui ci sta bene megalomane. Al mio 3 tutti insieme megalomane. 1, 2, 3, megalomane! Perfetto. E mentre siamo qua, che cerco di farvi sorridere nonostante i tempi, e guardate che la fatica, è fatica anche vostra poter sorridere, ed è bellissimo, perché cambieremo veramente le cose. Mentre siamo qua, noi siamo entrati in guerra contro il Mali, per fare supporto logistico ai bombardieri francesi che vanno a bombardare il Mali per prendersi l'uranio e l'oro. Ma vi sembra normale? Noi abbiamo l'articolo 11 della Costituzione che ci vieta di fare qualsiasi azione di guerra, che mandino l'ONU, non la Francia, e noi facciamo il supporto logistico a bombardare i Tuareg e i musulmani del Mali del Nord. A me non hanno fatto niente i Tuareg e i musulmani del Mali del Nord. Non ho bisogno di uranio, non ho bisogno di fare supporto logistico ai missili francesi, perché il supporto logistico glielo farei io. Ai missili francesi gli darei le mie coordinate, 42 latitudine nord e 12 longitudine est, e arriva un po' più distante da qua, salta il missile, salterebbe Pomezia, Latina, arriva un po' lì verso Roma e centrerebbe il luogo del nulla, il buco nero della nostra nazione, il Parlamento italiano. Oh, terrorista. Terrorista il mio 3, terrorista. 1, 2, 3, terrorista. Allora, qui c'è, no, c'era l'unità, così ci fa il titolo. Bene. Allora, ecco che cosa sta succedendo. Io vi dico solo quello che abbiamo già fatto. Noi dobbiamo fare un piano di emergenza immediatamente. Noi siamo in emergenza, chiudete gli ombrelli, Dio mio, chiudeteli. Guardate che meraviglia, fatemi vedere quelle facce bagnate. Beh, Dio mio, oh, li mortacci, chiudili. A Grillo, a voi, a Grillo, spacca tutto, a Grillo. Ecco, vieni anche te, no, io guardo un po' che come spacchi tu. Allora, signori, la cosa si sta trasformando, si stanno disgregando. Non ci sono più partiti, lo sanno anche loro. Stanno fallendo le banche, Monte dei Paschi di Siena. Ci andrò dopodomani a parlare lì. E diremo come stanno le cose, come ho sempre fatto, da cittadino. Da cittadino mi prendevo 2 azioni e andavo a parlare alla Telecom per dire a Tronchetti Provera che era responsabile di una catastrofe, di una delle più grosse e importanti aziende del nostro paese. Se ne andava a Tronchetti Provera. Io, prendendo 2 azioni, andavo nei consigli di amministrazione, andavo alla Parmalat a dire: signori, state derubando 30.000 famiglie in Italia, state fallendo, e mi sentivano solo me, nessuno diceva niente perché tutti erano sulla busta paga dell'amministratore delegato. E funziona così, adesso basta,
Basta, i nostri programmi si basano primo su una cosa essenziale, essenziale. A casa tutti! Questo è demagogo. Demagogo. A casa, al mio tre demagogo, perfetto, l'ultima. Uno, due, tre, demagogo! Perfetto. A casa tutti, prima di andare a casa, una leggera verifica fiscale. Invece del redditometro facciamo il politometro. Cioè, facciamo un'indagine del patrimonio del politico quando è entrato in politica, un'indagine del patrimonio dopo, e se quello che ha guadagnato non è congruo, congruo, vorrà dire che la magistratura interverrà e gli sequestreremo i beni come ai mafiosi. Perfetto. Quello che è già successo a Parma. A Parma è entrata una giunta 5 Stelle. Non è mica il caso che hanno arrestato il sindaco della giunta precedente per il buco che c'è stato di 1 miliardo. L'hanno arrestato. Sarà perché c'è il movimento che comincia a fare pulizia. Sarà perché adesso i magistrati hanno veramente da confrontare. Però hanno arrestato il sindaco di prima. I manager di Iren, quelli che gestiscono acqua, rifiuti, energia. Hanno arrestato quelli e hanno messo sotto sequestro 3,2 milioni di euro che andranno su un conto IBAN, verranno venduti gli immobili e quello che rimarrà verrà dato ai cittadini di Parma. Lo stiamo già facendo. Noi vogliamo fare questo. Siamo in emergenza, porca... Siamo in emergenza, nessuno deve essere lasciato indietro. Nessuno si deve ammazzare perché perde il lavoro. Nessuno deve essere abbandonato in un istituto psichiatrico. Bisogna fare emergenza immediatamente. Dobbiamo fare un reddito di cittadinanza subito. Un reddito di cittadinanza che chi perde il lavoro non deve ammazzarsi e non deve accettare dei lavori umilianti. Cos'è il lavoro? Fare andare a prendere il carbone nella miniera nel Sulcis. A 1000 metri per 1200 euro al mese. Qual è il lavoro? Che cos'è il lavoro? Che un ragazzo che si è laureato e ha preso anche un master deve andare in un call center a lavorare per 400 euro? Che ci mandano i figli della Fornero a 400 euro? Questo è allarmista. Questo è allarmismo, allarmismo. Quindi allarmista al mio 3. 1, 2, 3, allarmista! Allora è questo. Questo, allora bisogna dare tempo, 2 o 3 anni, 1000 euro te li garantiamo per vivere. Ti cerchi un lavoro per non diventare un frustrato tutta la vita. Il collocamento lo prenderemo noi cittadini in mano con la rete tutta trasparente. Ti offriremo 3 lavori. Se non accetti perdi il sussidio come in tutte le zone del mondo, porca puttana, in tutta Europa è così. E allora dico, Grillo, tu regali queste cose, dove prendi i soldi? Dove prendi i soldi? Non li prendo certo dall'IMU, non li prendo certo dai pensionati, dagli handicappati, dalla sanità o dalla scuola. Ci sono i soldi da prendere, ci sono i soldi. La Presidenza della Repubblica o Guaglione, ci costa 242 milioni l'anno. O Guaglione c'ha 3 Maserati, non riesce neanche a metterci una caviglia dentro. Allora, Uguaglione girerà con una macchina normale, si accontenta, li prendiamo da lì, Banca d'Italia, 1700 dipendenti, non stampa neanche più, non fa neanche i controlli, cosa deve fare? Allora, via i rimborsi elettorali da 3 miliardi di euro, basta, basta! E loro ti dicono, ma non è possibile, come fai a fare politica senza soldi? Come fai? Come noi, come il Movimento 5 Stelle, che non ha mai preso un euro di rimborsi elettorali. Ah, noi siamo la dimostrazione. Prendiamo i soldi da lì, prendiamo i soldi dai vitalizi, via i vitalizi, via tutti i privilegi, doppio lavoro, doppio incarico, pensione dopo 35 mesi. Via, via, via veramente le province, non troverete mai un Movimento 5 Stelle dentro le province. Nessuno si è mai sognato di candidarsi, le vogliamo abolire. Loro ci sono dentro fino al collo. Lo faremo noi perché siamo gli unici a poterlo fare. Aboliamo le province, sono 11 miliardi da mettere lì. Poi accorpi comuni sotto i 5.000 abitanti, altri soldi che metteremo lì.
Dove li mettiamo questi soldi che prendiamo da lì? 98. Oh, questo me la dimenticavo. Perché non mi dite niente? Perché? Maledetti. 98 miliardi di evasione fiscale. Ecco dove va la mafia, l'andrangheta. Non va più nel cemento. Ormai il cemento se ne vende poco. L'edilizia è in crisi in tutto il mondo. Vanno dove c'è business. La coca costa poco. Vanno dove c'è realizzo. Dove gioco d'azzardo. Dove la mafia si siede allo stesso tavolo delle consociate statali per gestire le slot machine, porca puttana. Bene, queste slot machine gestite da società in concessione dello Stato con la mafia e l'andrangheta, bene, hanno evaso tasse per 98 miliardi, 4 finanziarie. Bene, il colonnello della finanza che ha scoperto questo, non abbiamo tirato fuori i soldi, abbiamo tirato fuori il colonnello della finanza e l'abbiamo mandato via. Questo è il nostro Stato. 98 miliardi lì, 600 milioni che ci costa la guerra in Afghanistan che non abbiamo deciso noi. Allora i soldati tornano in Italia e risparmiamo 600 milioni all'anno. I soldi per comprare 2 sommergibili e 27 aerei li portiamo qui e li mettiamo nel conto di questa banca di Stato, banca statale, dove il presidente prossimo della Repubblica farà il presidente onorario della Banca di Stato, e questa banca con questi soldi erogherà il reddito di cittadinanza sotto la supervisione di tutti i cittadini, perché sarà messo tutto in rete. Quindi prima cosa salvare le persone deboli. Abbiamo bisogno di cambiare il linguaggio della politica. Cambiare il linguaggio non è il 3%, lo spendi in review con chi ti allei. Cambiare il linguaggio e mettere parole come solidarietà, senso di comunità. Siamo in guerra, nessuno deve essere lasciato indietro. E queste sono le parole della politica per i prossimi 10 anni. Poi, prendi le pensioni, 120.000 persone. La popolazione della Val d'Aosta guadagna, prendono pensioni che vanno da 10.000 a 90.000 euro al mese. 90.000 euro al mese, da 10.000 a 90.000. Si va lì e si dice: signori, siamo in crisi, scusate, vi diamo 4.000 euro e ci potete vivere, massimo 4.000, e il resto sono 7 miliardi che mettiamo in un altro conto per finanziare la piccola e media impresa di questo paese, che è l'asse portante della nostra economia. Ma voi non sapete il capitale che sta andando via. Io giro tutta l'Italia, è un continuo piccolo imprenditore, artigiano, l'agricoltore, a lamentarsi, sono degli eroi se sopravvivono. Sono tutti pronti coi forconi, meno male che ci siamo noi che li... Io calmo, dico: guarda, aspetta almeno fino al 24 febbraio, magari c'è un miracolo. La piccola e media impresa, 600.000 aziende, il 30% delle nostre piccole imprese hanno chiuso, hanno delocalizzato. 35 imprese al giorno falliscono. C'è un tasso, c'è una tassazione per il piccolo imprenditore che arriva al 71%. C'è il più alto costo del lavoro d'Europa. Ma che paese è questo qui? Se fai fallire della gente così, in Francia non ti fanno fallire. Se un piccolo imprenditore dimostra che non riesce a pagare le tasse, se no chiude, lo aiutano. Qua ti fanno chiudere. Allora non deve chiudere. A te, questa è grossa, che dico adesso. Non deve chiudere il piccolo imprenditore, deve chiudere Equitalia! E qui com'è? No, mi piace. Eretico. Al mio 3, eretico, per favore. C'è anche Euronews, eretico. 1, 2, 3, eretico! E allora, come facciamo? Io ho messo sul blog una cosa che i piccoli imprenditori di qua possono intervenire e aggiungere un vostro punto di vista. E se Pietro mi dà le cose, e vediamo se non riesco a non bagnarlo il computer. Dammi qua, dove tocco? Qua, ah, perfetto. Allora, le misure urgenti, poi potete intervenire. Pagamento dell'IVA solo a fattura incassata. State attenti a una cosa, per favore, c'è già la legge. Solo che la eludono i commercialisti, perché si rompono i coglioni a tirare fuori le fatture una a una. Quindi chiedetele al commercialista. Attribuzione del Made in Italy solo alle aziende che producono in Italia.
Basta essere presi per il culo. Vi faccio un esempio. Siamo il secondo produttore di olio del mondo. Siamo il primo paese importatore di olio del mondo. Tutto l'olio di merda arriva qua, ci mettono un timbro Made in Italy e parte con un euro al litro in più perché c'è scritto Made in Italy. Basta, o il Made in Italy lo fai qua, o se no io ti tasso e vai fuori. Crediti dello Stato, crediti dallo Stato in pagamento entro 60 giorni. Decine e centinaia di industrie chiudono perché lo Stato non paga il debito che ha con la piccola e media impresa. Chiudono per credito, non per debito. Accorpamento e semplificazione degli adempimenti fiscali. Cazzo, spendono 32 giorni della loro attività gli imprenditori per pagare le tasse. 32 giorni, 350.000 leggi. Come fa a stare in piedi un'impresa? Non lo so. Diminuzione globale della tassazione sul reddito di impresa con adeguamento alla tassazione europea, siamo i più alti del mondo, porc. Defiscalizzazione degli investimenti, investi nella tua azienda, io non ti tasso, vai avanti con la tua attività. Sconti contributivi, sconti sui contributi per assunzioni di giovani sotto i 35 anni, assumi, ti tolgo i contributi o ti faccio uno sconto. Bene, eliminazione dell'IRAP, una tassa che colpisce non i ricavi, i costi, più assumi più vieni tassato. Cazzo, ma cosa piove qua dentro, maledetto? Defiscalizzazione dei redditi dei primi 2 anni di vita d'impresa e poi la più importante, una delle più importanti secondo me, signori, la più importante è che si devono fare, le imprese devono entrare con degli stage dentro le università, imprese e università devono lavorare e collaborare insieme, come nel mondo civilizzato. E allora, noi abbiamo queste, ma le abbiamo già fatte queste cose, questo finanziamento alla piccola impresa, ve lo dico, e lo dicono tutti adesso in campagna elettorale, solo che noi lo facciamo. La diversità è questa. Io ho 65 anni, ho detto cosa faccio? Sto in casa a invecchiare, a fare il comico, ogni tanto vado a Sanremo, cosa faccio? Muoio lì, così con le scale, potevo vivere benissimo, mi avete fatto vivere in una maniera splendida, per l'amor di Dio, ma mi sono sentito in dovere di contraccambiare quello che mi avete dato con qualcosa, perlomeno con questo. Allora, una parte del mio lavoro me lo faccio pagare perché è giusto, nelle tournée che farò. Quindi una parte del lavoro deve essere retribuito, ma una parte deve essere fatto per gli altri. E allora se lo faccio io, qui vengo qua, aiuto loro, fatelo anche voi nel vostro lavoro. Una parte del vostro lavoro retribuito e una parte dedicato agli altri. Così usciamo dalla crisi in un battibaleno. Bisogna farlo, che sei un commercialista, un dottore, un meccanico, un elettricista, un agricoltore, una parte del tuo tempo agli altri. È questo che li mette in crisi. Loro non possono neanche pensare che uno possa fare qualcosa per gli altri senza avere un rendiconto economico. Non ce la fanno. Sono ladri nell'anima loro, hai capito? Noi abbiamo già rinunciato, se entriamo in Parlamento, entrassimo domani, abbiamo già rinunciato, ma non ci abbiamo neanche pensato. Abbiamo già rinunciato ai rimborsi elettorali, ci spetterebbero con le percentuali di oggi 100 milioni di euro. Non sono soldi nostri, quindi non li prendiamo. Non li prendo, è qui che cadi nella trappola, perché sono rimborsi, allora diventeremo un partito come gli altri e allora poi succederebbero i casini a chi vanno, a chi non vanno, chi li gestisce. Sono i soldi che hanno distrutto la politica in questo paese. Questa mi è venuta così. E allora, e invece no, noi siamo l'esempio che possiamo fare politica senza soldi, non li abbiamo presi. E quelli che sono entrati in Sicilia, perché io a 65 anni sono uscito di casa e ho detto, ma voglio fare un po' qualcosa. Mi sono buttato nello stretto di Messina, a nuoto. Sono arrivato di là, te lo giuro, 20 minuti prima del traghetto. E abbiamo liberato la Sicilia. Non ci credeva nessuno.
Nessuno divince il primo partito in Sicilia. Dice: a cosa ci andate a fare? Dice: la mafia, voto di scambio. Eh sì che c'è il voto di scambio, ma con la crisi non scambiano più niente. Ti danno il lavoro, ma lo stipendio ce lo devi mettere tu. Quindi siamo bene, primo partito in Sicilia, 15 parlamentari dentro il Parlamento siciliano. La prima cosa che hanno fatto è quello che avevamo detto. Si sono tagliati lo stipendio del 75%, 75, da 20.000 euro a 2.500. Guarda, è una roba incredibile. Ha preso questi soldi, tutti e 15, l'ha messo in un fondo, in una partita di giro della regione, non fondo del Movimento 5 Stelle, controllato da noi, ma di proprietà adesso della regione. E con questo fondo, sarà qualche milione di euro, poca roba, ma tra un pochino, qualche mese, cominceranno a fare piccoli microfinanziamenti alle microimprese siciliane, agricoltori, pescatori, piccole imprese. Lo stiamo facendo. E poi quando ci dicono che noi non siamo esperti, non siamo esperti, questo ragazzo qua è venuto col treno, con sua moglie, col bambino. Bambino? La mia moglie, ma il bambino è un'altra candidata. È un'altra candidata. Con bambino di 5 mesi. Lui è un ricercatore. Di chi sei? Allora. La tua storia, perché è interessante. Okay. Quanti centinaia di migliaia di persone straordinarie hanno lasciato questo paese? Vai. Massimiliano Gambardella, mia moglie non è Daniela, Daniela è una candidata che cuoca a Parigi, io sono ricercatore a Parigi in economia, tra l'altro anche mia moglie è ricercatrice in medicina e io ho vissuto per 4 anni in Francia con lei che stava per 4 anni in Olanda e adesso è riuscita a venire anche lei in Francia, sono 6 anni che io vivo in Francia e volevo dire una cosa di quello che ha detto prima Beppe. Giusto un esempio, il rettore dell'università olandese, Lamberts, ha levato da mezzo tutte le auto blu e ha fatto delle borse di dottorato. Noi all'estero abbiamo queste esperienze. In Francia io non sono un precario, perché in Francia se ho perso il lavoro ho il 75% dello stipendio. Io mi sono potuto sposare perché mi sentivo tranquillo in quel paese. Io qui non sono neanche riuscito a fare un dottorato. Non è possibile che paradossalmente è quasi più facile entrare in Parlamento che entrare a fare il ricercatore qua in Italia. È un assurdo. Dico solo l'ultima cosa che mi dimentico e mi dispiace. Grazie ai ragazzi del Movimento 5 Stelle di Roma e italiano, ne abbiamo recuperato delle firme che ci mancavano per dei casini fatti dai consolati che ha detto Beppe. Le abbiamo presi perché a Bari una persona che è residente all'estero, stava lì in vacanza, il meetup di Bari, il Movimento 5 Stelle di Bari, ha preso la firma, lo ha passato al Movimento 5 Stelle di Napoli, tramite Isidoro, grazie Isidoro che non lo conosco, ci hanno portato le firme, io sono andato a prendere insieme a Dalila a Terni, da Cielo, Maria Cielo, un'altra firma, perché i consolati hanno fatto casino, anche lei residente all'estero, e abbiamo potuto mettere tutte le circoscrizioni, le ripeto perché le devo dire, e prima di ripeterle voglio ringraziare Roberto Di Palma e Paolo Ferrara che sono i nostri delegati di lista che hanno fatto le nottate con noi. Non vedo da 2 giorni Roberto Di Palma, credo che sia sommerso dai post-it perché era proprio pieno di post-it ovunque. E ringrazio anche Roberto Salviani perché noi siamo venuti con le firme a mano perché abbiamo avuto dei casini con le caselle di posta perché ce le bloccavano nelle dogane all'estero perché non spedivano le caselle di posta e Roberto ha incominciato a far entrare a casa sua, non ci conosce, ha fatto entrare in casa sua persone del movimento che venivano da Bruxelles, Francesco Attademo, Nicola Marini da Londra e da Amsterdam perché ha fatto il doppio passaggio, Matteo Salani, Daniele e me e ci ha aperto la porta di casa. Io ho le sue chiavi di casa in tasca. Okay. Pensate un po', adesso ci stanno, noi siamo in streaming, okay. Noi siamo devo in streaming, dire il sito. Fai una. Quello che vi dico è nato da chiacchierate fatte con gli altri del movimento e sta cambiando. Chiudo subito, www.movimento5stelle.eu, cercate il vostro candidato all'estero, perché noi votiamo all'estero, non sappiamo come fare capire, non possiamo riempire piazze così, dite ai vostri amici, parenti, colleghi di venire sul nostro sito, di cercarci, di vederci, adottate i vostri candidati esteri, siate voi i nostri portavoce presso i vostri amici e parenti. Grazie, non voglio rubare altro tempo. Beppe, non mi lasciate solo sul palco. Grazie a Salvo, che è lui che sta dietro a Beppe. Grazie Salvo che ci fa vedere le piazze. Okay.
Bene, questo è il problema grave dei nostri consolati, però siamo riusciti a prendere tutte le firme in Italia sono state depositate e adesso veramente con quel cartello lì la cambiamo davvero l'Italia, la cambiamo davvero, davvero, mandiamoli a casa, cominciamo a fare una politica diversa e la faremo. Hanno paura che 30, 40, 50 di questi ragazzi entrano in Parlamento, perché se entrano in Parlamento apriamo il Parlamento come una scatoletta di tonno, vedrete esattamente quello che succede dietro, vedete gli inciuci, dove vanno a votare, chi votano, gli appalti, vi faremo vedere tutti, e quando illumini un ladro, il ladro non ruba più se lo illumini, la trasparenza, ora ve li presento, non sono famosi, non li conoscete, il loro valore aggiunto è proprio perché non li conoscete, eccoli qua, venite avanti, venite avanti, venite a me, no, venite a loro. No, i candidati, candidati al Parlamento. Vieni qua, parla tu. Lo so io. Presentati. Allora, Laura Vallucci, sono candidata alla Regione, vengo da Gaeta. Io sono una mamma, sono una moglie, sono un'impiegata e sono una mamma. È la prima volta davanti a tutta questa gente, l'emozione è tanta. Niente. Quello che mi spinge a stare questa sera su questo palco, scusate, e la voglia, perché io ho due bambini, di dare un futuro diverso da quello che ho dato io, di dare a loro una speranza. È per questo che io mi sono messa in gioco, ho deciso di uscire di casa, perché dentro le nostre case ci costruiamo questa realtà ovattata, no? Vogliamo come proteggerli da quello che c'è all'esterno, invece il problema sta proprio all'esterno, non siamo noi ma è quello che c'è fuori, e quindi ci dobbiamo mettere in gioco per cambiarlo questo, e noi lo dobbiamo fare tutti quanti, perché se, non mi potrei mai perdonare se un giorno mio figlio mi dicesse: mamma, tu sapevi e non hai fatto niente. Noi oggi lo sappiamo, attraverso la rete. Non ci possiamo più dire bugie, non ce le possono più dire bugie, Beppe ce lo insegna tutti i giorni, quindi aiutateci e tutti insieme ce la potremmo fare. Vi dovrei parlare un attimo solo di mobilità, perché ci siamo dati un attimo questa scaletta. La mobilità riguarda tutti noi, perché migliora la qualità della vita delle persone se fatta in modo serio, e la Regione sono 15 anni che non ha un piano di mobilità regionale, per cui noi siamo per il trasporto pubblico, per rendere più efficienti la ferrovia, come il trasporto su autobus e su gomma. Siamo per il chilometro zero, quindi di farci un'economia qua e evitare che tutte le merci vanno in giro. Siamo per fare dei progetti dove i cittadini sono attivi, perché le aziende, col carpooling, quindi organizzare dei gruppi che si spostano tutti quanti insieme. E siamo, Latina è una città bellissima, è tutta in pianura, ci dovrebbero essere biciclette da tutte le parti, e quindi togliamo un po' di buche dalle strade e facciamo queste piste ciclabili e prendiamo la bicicletta, che fa anche bene. Ho finito, grazie, grazie a tutti. Buonasera, io sono Cristian Iannuzzi, candidato alla Camera, ho 39 anni e praticamente quello che ha detto Beppe, e cioè che noi entriamo lì dentro se entriamo per aprire le porte delle istituzioni ai cittadini, quindi abbiamo bisogno che i cittadini ci siano dietro, ci seguano, partecipino. Il senso... Grazie. Il senso del movimento è la partecipazione, è la democrazia dal basso, noi ci stiamo provando, chi può, chi vuole ci trova sul web e può partecipare alle votazioni dei vari programmi, può partecipare, se entreremo ci troverete lì a rispondere a tutte le vostre domande. Io volevo dire una cosa in particolare, apro un attimo una parentesi un po' più locale che però riporta sempre al nazionale, cioè noi abbiamo avuto difficoltà qui con la raccolta firme, perché in un banchetto, qualcuno lo sa perché ha visto il video che abbiamo messo su YouTube, ci sono venuti a fare problemi i vigili, volevano sgomberarci il banchetto raccolta firme, perché dicevano che noi non avevamo l'autorizzazione, quando noi 11 giorni prima l'abbiamo presentata al comune, ci hanno fatto 159 euro di multa, abbiamo fatto ricorso al prefetto, oggi in 4 vigili sono venuti a farci una multa con un banchetto di 2 metri quadri, oggi sono tornati i vigili in 8 a controllare i permessi,
Dopo che noi ci siamo fatti una settimana in giro per tutti gli uffici del comune, gli elenco, siamo stati alla segreteria del sindaco, siamo stati all'ufficio lavori pubblici, siamo stati all'ufficio del commercio, siamo stati all'ufficio mobilità, abbiamo chiesto tutti i permessi, poi ci siamo fatti l'ARPA, ci siamo fatti la SIAE, l'ENEL, abbiamo fatto giri allucinanti, la questura, naturalmente oggi sono venuti i vigili come se non sapessero che noi avevamo le autorizzazioni e ci hanno fatto problemi perché dicevano che una carta, un foglio non stava in regola, insomma, vabbè. Quindi il vero problema di questa cazzo di nazione, uno dei tanti problemi è la burocrazia, noi andiamo lì dentro anche per sistemare il problema, per far diventare le leggi più chiare e più facili, perché da un'autorizzazione non si può perdere una settimana in giro per tutti gli uffici del comune, perché la gente c'ha anche altre cose, deve lavorare, non può stare tutti gli uffici del comune, poi ti obbligano a violare le regole e quindi per stare in regola bisogna liberarci da questa cazzo di burocrazia, rendere le leggi più chiare e più efficienti. Grazie. Sì. Allora, mi chiamo Simeone Ivana, sono un'operatrice del 118 di Latina e mi devo mettere di traverso per la sanità. Allora, dal 1990 noi avevamo a Latina, no, nella provincia di Latina, 9 ospedali funzionanti, ne sono rimasti 4, di cui uno dovrebbe essere chiuso a momenti, diciamo. Per cui rimarremo con 3 ospedali, con la popolazione di Latina aumentata per gli stranieri che sono arrivati, le persone che noi portiamo con le ambulanze attendono 4-5 ore che qualcuno le possa guardare. Non c'è personale, non ci sono i soldi, non c'è nulla. Questi ospedali sono rimasti cattedrali nel deserto, non sono stati affittati, non sono stati dati a nessuno. Allora, ci riprendiamoci tutti questi nostri possessi che abbiamo, ospedali, tutto quello che c'è, controlliamo tutto e rimettiamo tutto quanto in gioco con una commissione di cittadini, di operatori, noi che lavoriamo nella sanità, e anche di dirigenti, e mettiamo tutto online, dovete saperlo tutti quello che succede, ok? Buonasera. Bravissima, è chiaro, se andate davanti a un pronto soccorso vedete queste scene che ha descritto lei, vedete questo, e si potrebbe risolvere anche in un altro modo, mettere i medici di famiglia a vedere i pazienti dentro l'ospedale nel pronto soccorso, perché non è possibile che un medico di famiglia guadagni più che un chirurgo di ospedale, è pazzesco. Allora, dato che l'80% che va al pronto soccorso hanno cose che si possono risolvere col medico di famiglia, lo studio lo metti dentro l'ospedale, lavori e fai lavorare la struttura dell'ospedale. Poi c'è un altro fatto: fuori dai pronto soccorsi ci sono gli avvocati che come escono dicono denunciamo il medico ha paura, si deve fare le assicurazioni costano. E allora se c'è un'operazione un po' difficoltosa mandano a fare esami, hanno paura, dobbiamo ripristinare un rapporto con il medico ha paura, ti fa fare esami, il 50% delle TAC oggi sono inutili, il 50% delle risonanze magnetiche sono inutili, gli esami del sangue ne puoi fare 2, piastrine, emoglobina te ne fanno fare 20, i parti cesarei sono la maggior parte dei parti, cazzo costa 1200 euro un parto cesareo, un parto naturale 600. Bisogna abituare la gente a partorire magari a casa con della gente che viene ad assisterti perché costa la metà ed è meno rischioso, bisogna cominciare a informare, la salute è una cosa, la sanità è un'altra, la salute dipende dal tuo stato sociale, più abbassi lo stato sociale della gente più la gente si ammala e dipende da una seconda cosa, dipende dal grado di informazione, non c'hai l'informazione o hai l'informazione sbagliata, muori come uno scemo. Chi è? Vai, chi è che deve parlare? Dai. Nomi e cognomi, presentati. Cosa fai? Buonasera a tutti, sono Fabrizio Ferraiuolo, faccio il programmatore informatico, 33 anni, sono candidato portavoce alla Regione Lazio. E io volevo mettere il punto su un concetto fondamentale, internet come bene comune. In questa provincia ci sono alcuni comuni dove ancora la conoscenza tramite la rete non c'è. C'è il problema in cui alcune persone non possono accedere a internet, questo significa che non c'è accesso alla conoscenza. L'accesso alla conoscenza permette ai cittadini di essere presenti e
permette? Scusate. La conoscenza tramite internet ci permette di accedere alle informazioni, che ci permette tra l'altro di poter vedere cosa i nostri politici fanno ogni giorno. È molto importante che il nostro ruolo, noi che entrando all'interno delle istituzioni dobbiamo essere portavoce dei cittadini e non politici di professione. Questo significa che tutti, come dice Beppe, devono aiutarci, devono supportarci, devono essere la base che porta le idee a noi. Noi dobbiamo essere semplicemente un tramite. Grazie. Ok, passo la parola a Davide. Io sono Davide Barillari, 38 anni, consulente informatico e candidato alla presidenza della Regione Lazio. Allora, innanzitutto vi chiedo se è possibile abbassare quello striscione, perché noi non siamo né di destra né di sinistra, quindi andiamo oltre queste ideologie, che sinceramente è meglio fare un passo in avanti. E poi non vedono quelli dietro, il motivo è anche questo. Allora, cosa faremo nella Regione Lazio? Sicuramente non quello che è stato fatto dalla Polverini, da Fiorito, questi che sono rubati i soldi, hanno fatto quello che volevano. Noi porteremo onestà, trasparenza e giustizia, questa è la base. E cambierà tutto, perché questo è sufficiente per cambiare tutto. A Latina cosa avete? Una centrale nucleare, vi hanno costruito discariche, c'è la mafia praticamente dappertutto fra Latina Ambiente, l'acqua è stata privatizzata. Questo è un esempio di come la politica qui ha fatto dei danni. E questo non deve più succedere, perché noi chiederemo ai cittadini cosa vogliono fare del loro territorio. Quindi la partecipazione è il punto di partenza della politica che farà il Movimento 5 Stelle. In 5 anni noi saremo i portavoce delle vostre idee. Quindi voi avete accesso alla Regione Lazio, che sarà una regione aperta e trasparente, e lo sarà per sempre, e voi porterete le idee e le soluzioni, perché voi conoscete i problemi, sapete come è fatto il vostro territorio, sapete cosa serve qui, e noi porteremo queste idee in regione e riporteremo a voi. Quindi per 5 anni voi avrete il controllo della Regione Lazio. Saremo cittadini a riprenderci quello che è nostro, il nostro futuro. Grazie. Il nostro programma infatti l'abbiamo costruito in questo modo, costruito dal basso in rete. Non abbiamo costruito noi un programma come fanno gli altri partiti, noi l'abbiamo costruito partendo proprio dalle idee dei cittadini, raccogliendole, mettendole in votazione online sul nostro sito, aprendo a tutti i suggerimenti che sono pervenuti. Infatti il nostro programma regionale da domani sarà disponibile e potete leggerlo, e sarà il programma che poi continuerà ad essere partecipato, sarà un work in progress anche nei prossimi mesi, nei prossimi anni, perché noi saremo portavoce, quindi le esigenze che arriveranno verranno portate in regione e sarà sempre un lavoro aperto. Toccheremo tutte le problematiche della regione, quindi partendo dalla sanità, toglieremo i soldi agli sprechi che esistono. Ci sono milioni di euro sprecati nella sanità, una siringa costa 30 centesimi in una ASL, da un'altra parte costa 1,30 euro, sono soldi che spariscono fra appalti, bandi, sarà tutto trasparente, quindi non potrà più succedere questa ruberia generale che ha distrutto la sanità nel Lazio. Renderemo pubbliche le nomine dei primari, le nomine dei direttori sanitari, tutte queste persone che non hanno competenze, non hanno curriculum, sono state messe per amicizie politiche, questo non succederà più, saranno persone competenti. E così andremo a toccare tutta la sanità. Stessa cosa sui trasporti, basta discariche, basta inceneritori, basta costruire cemento, autostrade, Roma Latina che non servono a nessuno se non per specularci sopra. Quindi finirà questa mala politica che fino ad oggi ha governato, perché chiederemo ai cittadini quello che vogliono. E questo sarà il nostro modo di fare politica. Per poi toccare altre proposte, le leggete tutte sul nostro programma regionale, che è pieno di idee, pieno di buonissime intenzioni, insomma, e le realizzeremo appena arriveremo in regione. Fra un mese saremo in regione, quindi inizieremo a lavorarci fin dal primo giorno. Grazie. Abbiamo bisogno di rappresentanti di lista, questa è una cosa importantissima, che ci aiuteranno. Non ho capito. Davide Barillari. Grazie. Vai è su YouTube! Allora, rappresentante di lista, è fondamentale che ci aiutiate, che ogni cittadino si attivi, perché alle elezioni dovremo essere presenti in ogni seggio per controllare quello che faranno, quindi abbiamo bisogno del vostro aiuto a essere rappresentanti di lista, quindi lasciate il vostro contatto al gruppo locale e dateci una mano ad andare fino in fondo a rimettere a posto questo paese. Grazie.
Ciao a tutti, sono Matteo di Latina e sono un consulente che lavora in una società qui di Latina di ragazzi che si occupa di servizi per le imprese. Da 3 anni che lavoriamo e combattiamo e non è per niente facile per dei ragazzi e arranchiamo. Comunque volevo parlare di un argomento particolare che è quello dei rifiuti che ci tocca a noi a Latina per quanto riguarda la discarica che abbiamo a Borgo Montello e che noi intendiamo da un punto di vista di regione affrontare in maniera seria, perché 2000 anni fa a Roma, nell'antica Roma, si prendevano i rifiuti e si buttavano dentro una buca. Oggi nel terzo millennio si fa la stessa cosa, non è cambiato molto e noi pensiamo che la gestione dei rifiuti debba essere affrontata in maniera seria attraverso un sistema differenziato, quindi di riciclo e riuso del materiale che viene buttato, quindi non è un rifiuto da buttare, da vedere come un problema per la società, ma è una risorsa da riutilizzare. Oggi questo è già realtà. Si possono raggiungere percentuali di riciclo dei rifiuti urbani impressionanti, fino al 98%, ed è già sta avvenendo questo. Nel Veneto, nel centro di riciclo Vedelago, sono arrivati al 99% di riutilizzo delle materie che vengono poi reintrodotte sul mercato come risorse di materie prime e che poi permettono di risparmiare quindi anche sull'approvvigionamento delle risorse, quindi risparmio, pulizia dell'ambiente e lavoro per chi si occupa di gestire poi i rifiuti. E vi chiedo uno sforzo, siccome noi non ci avvaliamo dei finanziamenti pubblici, chiunque voglia fare una piccola donazione, noi campiamo soltanto di quello, spontanea. Ci stiamo impegnando, abbiamo fatto tutto da solo noi con questo palco, se quindi ci vorrete aiutare sarà ben accetto, non soltanto in questo modo ma anche e soprattutto partecipando. Grazie. Buonasera a tutti, sono Gaia Pernarella del Meetup di Terracina e sono candidata portavoce per la Regione Lazio. Sono una traduttrice precaria, laureata, masterizzata e quant'altro. Quello che preme a me moltissimo è dare nuova vita alle piazze, farvi uscire per strada, fare rete, creare una socialità, datevi una mano, levate questo striscione che non ci rappresenta, per favore, levate questo striscione! Vorrei che tutti quanti voi, oltre a curare i vostri interessi, abbiate anche un po' di attenzione per chi vi sta vicino. Come dice Beppe, nessuno deve restare indietro. Siamo tanti, siamo tantissimi. Diamoci una mano. E noi non siamo né di destra né di sinistra. Buonasera, buonasera. Come Beppe mi sta accennando, io forse sono il più anziano del gruppo, sono Giovanni Nocella, sono del Meetup di Formia, sono 5 anni che seguo questo signore in quella che è l'avventura del movimento, di quello che erano gli amici di Beppe Grillo di 5 anni fa e oggi del Movimento 5 Stelle. Sono candidato come portavoce alla Camera dei Deputati e il mio compito, mio come quello di chiunque altro prenderà il posto di parlamentare contro il Movimento 5 Stelle, secondo me dovrà essere quello di fare nei primi 100 giorni, quelli che sono i famosi primi 100 giorni di un qualsiasi governo, di un qualsiasi Parlamento, una riforma che io ritengo sia epocale, cioè quella di trasformare quella che oggi è una democrazia rappresentativa in una democrazia che abbia presa con la democrazia partecipativa. Cioè noi dobbiamo tornare a mettere il cittadino al centro del sistema politico italiano. Noi siamo stufi di vedere che la nostra Costituzione, invidiata in questi 60 anni da tutto il mondo democratico, è stata ridotta a carta straccia, è una carta straccia dove i partiti hanno scritto di tutto e di meno. Non è possibile che dal Parlamento siano esclusi milioni di italiani soltanto perché hanno votato un partito che non ha un quorum. È impossibile che noi dobbiamo stare il 51% degli italiani contro il 49%. Ci hanno
ci hanno divisi, ricchi contro poveri, operai contro padroni, impiegati contro studenti, vecchi contro figli. Dobbiamo smetterla e scrivere di nuovo la Costituzione, cambiarla, è santa, è sacrosanta, ma dobbiamo cambiare alcune regole del gioco. Questo è un discorso fondamentale. Un'ultima cosa vorrei dire per quanto riguarda il territorio da cui io provengo. Io sono napoletano ma vivo da 20 anni nel sud pontino. Noi abbiamo un problema di cui nessuno ha il coraggio di parlare nelle televisioni, sui giornali, eccetera. Il problema della lotta contro la illegalità. Noi abbiamo un problema che sta pervadendo non solo il sud pontino ma tutta l'Italia. E noi, e la nostra è una terra di frontiera. Terra di frontiera perché non solo c'è il problema, come in gran parte del meridione, del voto di scambio, del voto clientelare, ma c'è il problema di essere una terra di frontiera, perché la lotta politica per noi non è soltanto lotta contro il politico malaffare, è lotta anche contro la malavita organizzata. Quindi noi sulla nostra pelle dobbiamo metterci in gioco. Quello che è successo in Sicilia deve essere un qualcosa di simbolo, di rottura per tutto il paese. Dobbiamo lottare contro la malavita organizzata che siede anche in Parlamento. Grazie e votate il Movimento 5 Stelle. Grazie signori, è umido. Adesso senza dare nell'occhio, senza muoversi il meno possibile. Andate e spargete il verbo, state molto attenti, guardate che oggi il Movimento 5 Stelle vi può creare dei disservizi, delle complicazioni sul lavoro, l'ha creato a noi, l'ha creato a me, io ho perso amici che pensavo fossero amici, invece me ne farò degli altri, chi se ne frega, però se mettete un segno sul Movimento 5 Stelle sappiate che dovete cambiare un pochino la vostra vita e rischiare anche qualcosa, intanto non abbiamo più niente da perdere, quindi signori è meglio un salto nel buio col Movimento 5 Stelle che un suicidio assistito con questa gente da 40 anni, grazie a tutti e gli mortacci vostri, grazie. La sigla, sì, c'è la torta. Lo tsunami, tienimi lo tsunami, togliti, falla vedere, no, eccola qua, è una tortina che mi hanno fatto, è il mio rimborso elettorale, grazie ragazzi. È lo tsunami, è vero, ci sarà forse una sorpresa il 24, signori lo sentiamo sulla pelle tutti, la gente è stufa, voglia di cambiare. Lo sentiamo. E poi quando ci accusano di non essere politici, di avere esperienza, meno male che non abbiamo esperienza, perché oggi il politico lo devi guardare dal punto di vista, l'ho detto prima, psichiatrico. Vanno in Parlamento a votare cose che non capiscono. Cambiano il quarto comma del terzo comma della legge 2014, terzo settore del 14 comma della legge 21. Non sanno quello che fanno e non sanno quello che votano. Signori, la politica non è la complicazione, l'arte della complessità. La politica diventerà attraverso il Movimento 5 Stelle la cosa più semplice e capibile che avvicina l'intelligenza che abbiamo mai avuto in questo paese. Dateci fiducia e datevela a voi stessi. Grazie a tutti. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale.